nuova udienza questa mattina, si è svolta, terminata da poco presso la Corte d'Appello dell'Aquila per il processo di secondo grado relativo alla tragedia di Rigopiano, tragedia della quale domani ricorre il settimo anniversario. In collegamento abbiamo il nostro Luca Pompei che vedo pronto. A te Luca, le ultime su questa udienza. Sì, Carmine, oggi udienza all'Aula Magna del Tribunale dell'Aquila, dove è in corso di svolgimento il processo in Corte d'Appello per la tragedia di Rigopiano. È stata la giornata degli ex sindaci di Farindola, in particolare Massimiliano Giancaterino e Antonio De Vico, oltre ad altri imputati minori. Ci si avvia rapidamente verso la sentenza prevista per il 9 febbraio. Ricordiamo la prossima udienza il 24. L'attesissimo intervento dell'avvocato Cajazza in difesa dell'ex prefetto Francesco Provolo. Ma tornando alla giornata di oggi, in particolare abbiamo sentito l'avvocato dell'ex sindaco di Farindola, Antonio De Vico, Raffaella De Vico, che ci ha parlato di imputazione ridondante per distogliere l'attenzione dalla fase dell'emergenza. All'epoca in cui De Vico era sindaco di Farindola non c'erano le norme che ci sono oggi e De Vico, ha detto il suo avvocato, ha speso una vita intera per lo sviluppo turistico del piccolo centro montano di Farindola e di Rigopiano, rispettando tutte le regole, anzi andando anche oltre, perché è stato lui in qualche modo a dare vita alla commissione Valanghe del comune di Farindola quando ancora in regione non esisteva l'obbligo per dotarsi di questo strumento. Sostanzialmente le tesi difensive in questi giorni, Carmine, sono tutte ribadite rispetto a quello che è stato il processo di primo grado, ma la giornata di oggi, che ha visto la presenza, come sempre, dei esponenti del Comitato Parenti delle Vittime, anche la vigilia della commemorazione. Domani, settimo anniversario della tragedia all'Hotel Rigopiano, una giornata intensa di appuntamenti tra Montesilvano Chieti e soprattutto Rigopiano con la consueta fiaccolata. Sull'evento di domani abbiamo ascoltato Marcello Martella, papà di Cecilia, la 24enne tra le 29 vittime dell'Hotel Rigopiano. Possiamo ascoltarlo e poi la linea può tornare allo studio. Si rinnova domani per il settimo anno il grande dolore di tanti amici, parenti dei 29 angeli di Rigopiano. Marcello Martella, sarà ancora una giornata difficile. Sì, come gli altri anni, naturalmente, domani saranno 7 anni. E cercheremo di commemorare i nostri parenti, le 29 vittime, nel miglior modo possibile. Come gli altri anni ci sarà questa fiaccolata che partirà dalla fontana adiacente l'hotel, poi ci sarà la deposizione dei fiori e la corona del Presidente della Repubblica, ci sarà la messa, il rilascio dei 29 palloncini con il coro Pacini di Atri che canterà il Signore delle Cime. Alle 16:49, ora e minuto esatti della tragedia. Rispetto all'anno scorso, quest'anno siamo speranzosi come lo eravamo l'anno scorso, ma subito dopo, il mese di febbraio dell'anno scorso, ci hanno quasi tagliato le gambe con la sentenza che tutti quanti ricordano e a nostro modo non giusta. Quest'anno siamo ancora qui nel secondo grado e siamo nell'udienza del 17 gennaio, l'anno scorso c'era stato addirittura il 18 gennaio mattina e siamo ancora una volta speranzosi che il 9 febbraio la lettura della sentenza di secondo grado questa volta ci sia un po' di giustizia. C'è qualche speranza in più rispetto allo scorso anno? Beh, sì, da parte nostra sì, anche perché qui secondo
appello e ci sono tre giudici, insomma sembra quasi un'aria un po' diversa, però non mi voglio pronunciare perché l'anno scorso eravamo speranzosi, invece poi ci hanno tagliato le gambe, quindi speriamo che per i nostri parenti ci sia un po' di giustizia, ci sia data un po' di giustizia.